Il paese montano Laval si trova in una tranquilla valle laterale della Val Badia ed è il primo paese escursionistico certificato dell'Alto Adige. Venite insieme a noi nel magico mondo dei prati di montagna. Oggi andiamo alla scoperta del sentiero Tru di Pra per trascorrere un'indimenticabile giornata nelle Dolomiti. A Laval, la valle in italiano, ci sono tre magnifici percorsi escursionistici. Uno di questi è il Tru di Pra. Il punto di partenza dell'escursione è nel centro di Laval, a 1350 metri sul livello del mare. Il sentiero si percorre facilmente ed ammettiamo che possiede qualcosa di speciale. Tru di Pra istas. Come sottolinea anche Paul Schuen. Paul racconta che il Tru di Pra è un meraviglioso sentiero escursionistico con molti posticini dove fermarsi a riposare e ad ammirare la natura. Il sentiero Tru di Pra è anche una meta molto amata dai pellegrini. Infatti, lungo il percorso, in direzione La Val Vecchia, troneggia la chiesa di Santa Barbara, circondata da un suggestivo scenario montano. Dove un tempo sorgeva il centro del paese, oggi rimane il campanile di quella che una volta era la chiesa. Quante storie potrebbero raccontare le pittoresche villes, tipiche abitazioni ladine costruite all'incirca 150 anni fa. In Alto Adige questo tipo di costruzione esiste solamente in Val Badia. Il punto più alto del sentiero Tru di Pra è il Cruche d'Arit. Questo si trova all'incirca a 2000 metri sul livello del mare e i badioti lo definiscono il miglior punto panoramico della zona. Da qui si possono ammirare le cime delle Odle, la Marmolada, le Dolomiti, le Alpi della Zillertal e le Alpi Venoste. Il sentiero Tru di Pra non è contraddistinto solamente da una natura meravigliosa. Nei fienili, infatti, trovate delle interessanti sorprese. Natura, pace, riposo. La vista sui prati dell'Armentara è fantastica. Di Armentara wiesen das sind. I famosi prati dell'Armentara si estendono su una grande area pianeggiante, fioriscono spesso e si possono ammirare molti fiori rari, racconta Paul. Direttamente lungo il sentiero si trovano i bagni di Rumestluns, un'oasi della quiete dove andare di tanto in tanto per ricaricarsi. Tru di Pra è uno dei tre sentieri escursionistici di La Valle, circondato dalle meravigliose pareti del Monte Cavallo.